Puoi spiegarci che differenza c'è tra la coscienza e la volontà? La volontà è una prerogativa dello spirito. Quando tu metti in atto la forza di volontà, sei tu, sei veramente tu. La forza di volontà è ciò che ci contraddistingue come esseri spirituali incarnati. Il grande Paramahansa Yogananda diceva: la forza di volontà è Dio. Dio risiede nella forza di volontà. Quindi, noi attraverso la forza di volontà manifestiamo la nostra reale identità spirituale, che è divina, perché quella luce che noi siamo, che abbiamo detto all'inizio, non è più grande di un pollice, la nostra vera essenza, è un pollice di luce, ecco, si manifesta attraverso la forza di volontà. E perché è la nostra reale identità, ho detto? Perché? Perché noi siamo scintille, siamo delle particelle della grande luce, che è il grande uno di cui facciamo parte, la grande intelligenza onnicreante di cui noi facciamo parte, di cui noi siamo parte. Ok? Non è che dobbiamo tornare a farne parte, dobbiamo tornare ad essere coscienti che ne siamo già parte. Quella è l'unità, noi siamo la molteplicità di quell'uno. È quell'uno che si è scisso in tante particelle, le ha emanate, le ha proiettate, le ha precipitate nei mondi materiali per permettere a se stesso, perché noi siamo lui. Anche qui i testi orientali antichi dicono: tu sei quello. Ecco, con la Q maiuscola, tu sei quello, quello sei tu. Ecco, le ha proiettati, ci ha precipitato se stesso, moltiplicandosi per fare in modo di tornare a se stesso con una coscienza più espansa, perché l'evoluzione è infinita, anche l'eterno e mai nato continua ad evolvere in una maniera che per noi è inconcepibile. Quindi la volontà è questo, la volontà è la nostra reale identità divina. La nostra reale identità divina si manifesta attraverso la forza di volontà, perché la forza di volontà ci fa compiere azioni che trasformano la nostra vita e la vita del prossimo. Quindi è un atto creativo quello di mettere in pratica, di mettere in atto la forza di volontà. La forza di volontà coltivatela, coltiviamola amici, perché è la divinità risiede lì. Ecco, è la nostra potenza creativa risiede nella forza di volontà. La coscienza invece, che cos'è? Quello che ci viene insegnato dalla scienza dello spirito. La coscienza è un ponte di collegamento tra lo spirito e le memorie animiche, psichiche. La coscienza è un ponte serbatoio, perché così come funge da ponte di collegamento, allo stesso tempo memorizza, è un memorizzatore anche. La coscienza, strumento di misurazione di vibrazioni che si affinano man mano nell'anima. È un ponte tra i valori relativi e quelli assoluti. I valori relativi sono quelli appunto della materia e i valori assoluti sono quelli spirituali. La coscienza si evolve sempre di più in virtù delle leggi della creazione, in virtù quindi della legge della rinascita, reincarnazione, in virtù della legge di causa effetto soprattutto. L'uomo è un veicolo materiale dello spirito ed è un trasformatore evolutivo della coscienza, quindi anche lì la coscienza non è che ci appartiene. Noi siamo un funzionario, siamo un trasformatore evolutivo della grande coscienza dell'uno, di cui noi partecipiamo, godiamo di questa coscienza come se fosse nostra. È nostra, siamo noi quell'uno. Però bisogna capire che non è nostra nel senso di ego inferiore, di ego, è mia, questa è la mia coscienza. No, amplificare la tua coscienza significa amplificare la coscienza dell'universo, dell'essere cosmico, ancora di più. Questo significa. Quindi mano a mano che tu attraverso la sperimentazione acquisisci valori e capisci cose, fai esperienze, mano a mano la tua coscienza si amplifica e si sublima, si raffina. Questo produce un cambiamento nel tuo livello evolutivo e si riverbera anche ovunque, perché sei parte di quell'uno. Belli questi concetti. La coscienza collega i valori relativi dell'uomo fisico, polo negativo, ai valori assoluti dello spirito, polo positivo, rivelandone la differenza. Quindi
Quindi la coscienza ne rivela la differenza tra queste due polarità ed è perciò capace di preservare l'integrità dell'intelligenza sino alla conquista dell'agnosi. L'agnosi è la conoscenza assoluta della grande verità. La conoscenza assoluta è la realizzazione della verità. Colui che è in possesso dell'agnosi è potenzialmente un Dio vivente, cioè un programmatore universale, una deità solare. La gnosi. Ecco, quindi questa è la coscienza. La coscienza, ecco, l'uomo è un trasformatore evolutivo della coscienza. Quindi la coscienza progredisce in virtù della legge di reincarnazione, tale per cui, in modo tale che l'anima, l'energia vitale, si spiritualizza sempre più e si svincola sempre più, progressivamente, si svincola sempre più dalle influenze del polo negativo, del polo materiale. Negativo non significa malvagio, negativo cioè del segno meno, ci sono i due poli, no? Nella realtà duale che viviamo in questa dimensione. Noi dobbiamo sviluppare sempre più i valori positivi, i valori spirituali, ma perché è stato detto ama il prossimo tuo come te stesso? Perché? Perché quella è la chiave, quello è il Metatron, quella è la porta alla dimensione superiore, quella è la porta dell'ascensione di cui si parla tanto, è quella la via, è quella l'unica religione. Ama il prossimo tuo come te stesso, perché attraverso la pratica di questo, ama il prossimo tuo come te stesso, noi evolviamo, sublimiamo, amplifichiamo e raffiniamo la nostra coscienza e quindi la nostra anima stessa si trasforma e quindi avrà bisogno, trasformandosi, evolvendosi, avrà bisogno di uno strumento più evoluto rispetto al corpo fisico attuale, perché bisogna capire questo. L'anima, a seconda della sua evoluzione, e la sua evoluzione dipende dalla nostra evoluzione, che siamo lo spirito, l'anima struttura, organizza un corpo, ok? Se noi siamo molto evoluti, non è sufficiente un corpo fisico umano terrestre per esprimere la nostra identità. Sarà l'anima a strutturare un corpo spirituale, un corpo meno grossolano. Ci sono ovviamente, non è che tu dal corpo fisico passi, come dice qualcuno, alla quinta dimensione, salto quantico, ma salto quantico sì, ma è un salto quantico già capire questi concetti, è già un salto quantico. Quindi il salto quantico, come si intende, è andare nella quarta dimensione. Noi oggi siamo nella quarta dimensione iniziale, ma c'è una gradualità. Quindi per avere diritto di vivere nella nuova società terrestre, che sarà la quarta dimensione, dopo il ritorno degli avatar, il giudizio universale, tutto quanto quello che deve accadere, che già è iniziato, lo vedete, che è iniziato. Ecco, dopo tutta questa storia, si va in quarta dimensione, il pianeta va in quarta dimensione e l'umanità che può far parte della quarta dimensione non è certamente una umanità che alimenta i valori animali che noi alimentiamo quotidianamente, gli istinti, la sopraffazione, la violenza, la legge del più forte. Questa umanità non andrà in quarta dimensione. Questi spiriti perderanno i loro corpi e si reincarneranno in pianeti peggiori di questo, in pianeti pesanti dove ci sono i dinosauri che te mangiano, ok? Ecco, quindi non è bello, no? È bello invece evolvere attraverso ama il prossimo tuo come te stesso, la nostra coscienza si amplifica, la nostra anima si trasforma, si sublima e quindi avrà necessità di un corpo diverso da questo e avrà la possibilità di strutturare un corpo diverso da questo, un corpo più sublime, un corpo di quarta dimensione. Questa è l'evoluzione. Noi siamo eterni. Quindi oggi ho questo corpo, guido, piloto questo corpo, domani piloterò un altro corpo. Il corpo di domani lo sto costruendo oggi attraverso le mie azioni. Il mio veicolo di domani. Ok, questo è importante da capire, amici, eh? Se io do spazio agli istinti animali e bassi che sono in me, io perderò il diritto ad avere un corpo umano e rientrerò nel corpo animale, perché sto già costruendo quel corpo animale attraverso le azioni che compio. Capite? Quella si chiama la morte seconda, la seconda morte, cioè la regressione. È una roba grossa, eh? Un problema, è l'inferno.
se vogliamo. La coscienza si evolve a partire dal quaternario inferiore. Abbiamo parlato della triade superiore, quinta, sesta e settima dimensione, dove lì c'è coscienza universale, coscienza cosmica, no? Ma c'è il quaternario inferiore, che c'è la coscienza minerale, coscienza vegetale, coscienza animale, e noi stiamo acquisendo, che abbiamo queste tre coscienze, le abbiamo acquisite, stiamo acquisendo, dovremmo acquisire la coscienza umana. Noi non siamo pienamente umani ancora. La coscienza umana ce l'avremo in quarta dimensione. Le vere umanità, che sono quelle poi che ci visitano con le astronavi, quelle sono le vere umanità e sono della quarta dimensione. Ecco, quindi noi dobbiamo capire questo. Siamo, per questo si dice, un trasformatore evolutivo della coscienza. La nostra opera trasforma la realtà, la nostra opera è importante nell'economia creativa del cosmo. Quello che noi facciamo, quello che noi pensiamo, quello che diciamo a una persona, cambia l'universo. Abbiamo una grande responsabilità in questo. Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità umane e spirituali. Altro che, dobbiamo uscire dal girello infantile, no? Che è sempre sulle stesse cose, capire che siamo delle creature potenti, importanti, altrimenti avremo tutta questa attenzione da parte degli esseri di luce, da parte delle civiltà cosmiche, da parte di Gesù Cristo, la coscienza universale incarnata in un uomo immortale, da parte della Divina Madre, che è l'espressione dell'intelligenza del pianeta Terra, una creatura cosmica. Ma perché abbiamo tutte queste attenzioni? Veggenti, stigmatizzati, di tutto e di più, profeti. Perché tutta questa attenzione? I martiri? Perché? Perché le apparizioni della Divina Madre? Perché? Perché siamo importanti. Noi siamo importanti, mettiamocelo in testa. Non contiamo nulla, nel senso che se Dio Padre Onnipotente vuole, fa così, come noi facciamo così quando abbiamo una briciola e ci spazza via. Quindi dobbiamo essere umili sicuramente e capire che siamo stati creati. Noi siamo stati creati, abbiamo un padre che ci ha creati, un padre madre, no? Perché poi non è che è maschio. Ecco, che ci ha creati, ci ha emanati e dobbiamo essere eternamente grati a questa intelligenza onnicreante. Non dobbiamo metterci al suo posto, quindi dobbiamo con umiltà e con coraggio impegnarci a mettere in pratica le sue leggi che ce le ha date attraverso i grandi maestri, no? Gli insegnamenti che ci ha dato attraverso i grandi maestri, e noi sono i suoi, sono gli insegnamenti del nostro genitore spirituale, cosmico. Quindi bisogna metterli in pratica, non dobbiamo fare marameo agli insegnamenti e sputare in faccia agli insegnanti che lui ci manda, perché altrimenti sono guai. Ma allo stesso tempo dobbiamo avere coscienza che noi siamo la stessa cosa, noi siamo lui, noi siamo quello, ma dobbiamo realizzarlo, non lo abbiamo realizzato, e finché non lo abbiamo realizzato è inutile diventare arroganti e dire ah, ma io sono Dio, perché molti, no, si sente nell'ambiente New Age tu sei Dio, il Dio che è in te, ognuno di noi è Dio. Sì, aspetta un attimo, ognuno di noi è Dio, ma me lo devi dimostrare. Allora, se sei Dio, non essere arrogante, risolvimi qualche problema che ha il tuo prossimo, così dimostri di essere Dio. Chi era Dio lo ha dimostrato, perché ha dato la vita per noi, lui che poteva trasformare tutti in coriandoli. E invece si è fatto ammazzare sulla croce quello che era veramente l'uomo Dio. Ecco, quindi andiamoci piano con i termini, no? Perché noi siamo dei, sì, l'ha detto lui, voi siete dei. Non vi è stato detto voi siete dei? Voi siete dei. E poi in un altro passo dice, voi le cose che io faccio, voi ne farete di più grandi. Ma non mi sembra che ancora qualcuno le abbia fatte di più grandi di quelle che ha fatto Gesù Cristo. Quindi dobbiamo essere umili, dobbiamo capire che lui si riferiva all'uomo nuovo, che farà cose più grandi di quelle che ha fatto lui. Ma noi dobbiamo arrivarci ad essere Homo Novus, dobbiamo arrivarci, e ci arriviamo attraverso la chiave che lui ci ha insegnato. Ama il prossimo tuo come te stesso. Ha sintetizzato in questa chiave l'insegnamento più importante della storia dell'umanità, che molti altri avatar hanno insegnato con altre parole, in altre culture, con tante meravigliose filosofie. Lui lo ha sintetizzato e lo ha portato al massimo livello di espressione, perché lui è
la massima espressione della divinità in forma antropomorfa, perché lui è la manifestazione della coscienza universale in unione con la coscienza cosmica del Padre, perché lui ha detto io e il Padre siamo una e una sola cosa. Quindi lui è coscienza universale, la luce che dà la vita al cosmo, e allo stesso tempo è la coscienza cosmica, che è l'intelligenza che concepisce e partorisce il cosmo. Quindi chi è che si è incarnato 2000 anni fa? Ti fa girare la testa, se ci pensi. Ti fa girare la testa. Perché la mente vacilla di fronte all'immagine della verità.